Buongiorno ad Alessio Villarosa, che è il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Oggi parte l'iter parlamentare della legge di stabilità, si parla di coperture per 11,4 miliardi di euro. Il vostro giudizio qual è? Ne sentiamo tante in questi momenti, tanti di attacchi alla legge di stabilità anche all'interno della stessa maggioranza, di richieste di modifiche. Il Movimento 5 Stelle come giudica questo testo che tra l'altro viene presentato proprio in queste ore? Lo giudico male, naturalmente, perché è una legge di stabilità che, come ha detto il nostro stesso Premier, ricerca la prudenza, ma la prudenza in una situazione del genere, in un paese combinato in questo modo, a cosa serve? C'è bisogno di leggi forti, con coperture importanti. La stessa Confindustria dichiarava che per ridurre del 3% il cuneo fiscale necessitavano circa 10 miliardi e quindi richiedeva 30 miliardi in 3 anni. Qua si parla di 11 miliardi in 3 anni, capite bene che è una misura, scusatemi il termine, ma ridicola. Voi tra l'altro questa settimana presentate il vostro disegno di legge sul reddito di cittadinanza, un punto su cui avete battuto molto in campagna elettorale, che ha un certo costo però, dicevate 28 miliardi di copertura. Dove si trovano questi 28 miliardi se non si riescono a trovare per la legge di stabilità? Allora, diciamo bene ai cittadini perché non riescono a trovare questi miliardi, perché sono fondi e finanziamenti che hanno dato e non riescono più a tirare indietro, perché hanno dato probabilmente a amici, amichetti, fatemi passare il termine, ma la corruzione in Italia costa 60 miliardi, quindi non lo dico io ma lo dice la Corte dei Conti, e quindi non riescono a tagliare ad esempio le spese militari, non riescono a tagliare la speculazione finanziaria, perché noi abbiamo presentato un emendamento e un ordine del giorno accettato dal governo tempo addietro che riguardava la tassazione delle transazioni finanziarie in 24 ore e in 48 ore. Cosa significa? Cioè, noi vogliamo colpire quelle persone che giocano in borsa, che giocano con gli strumenti finanziari. Invece loro hanno inserito un'imposta, hanno aumentato l'imposta di bollo sulle rendite finanziarie a prescindere, quindi anche su di te che magari investi su un'azienda per 3, 4, 5 anni con i tuoi capitali comprando delle azioni. Noi volevamo invece colpire chi gioca nelle 24 ore, compra, vende, e quindi la classica persona che con le proprie operazioni rischia di far fallire un'azienda da lui. Quanto vale questa operazione? Oltre un miliardo strutturale l'anno. Vogliamo ricolpire i depositi in Svizzera, vogliamo far fare dei tagli alle spese militari, vogliamo ricordare ai cittadini che questa maggioranza, questo governo ha accettato di spendere 90 miliardi di euro per i cacciabombardieri F-35, con quei 90 miliardi di euro fa il reddito di cittadinanza per anni e anni. L'ultimissima cosa, siamo in chiusura, non siete mai stati troppo vicini ai sindacati, che hanno proclamato però 4 ore di sciopero contro la legge di stabilità, la condividete come manifestazione di protesta? Guardi, le manifestazioni, purché pacifiche, le condividiamo, se hanno dei temi validi e se sono costruttive. In questo caso, anche se a volte i sindacati utilizzano spesso l'arma della protesta anche a fini politici, in questo caso condivido assolutamente la protesta, perché è sotto gli occhi di tutti che è una protesta troppo misera. Grazie la manovra troppo misera. Grazie ad Alessio Villarosa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. A voi.